Allora, le principali sfide per l'Abruzzo sono quelle di vedere realizzate le opere che riusciranno a infrastrutturare meglio una regione che non ha più investito in infrastrutture fin dai primi anni 80. Quindi la messa a terra, l'execution dei fondi messi a disposizione serviranno molto a posizionare ulteriormente bene una regione che ha una posizione geografica felice, fa da cerniera tra nord e sud, tra est e ovest. Ci candidiamo anche a essere una piattaforma logistica come ZES, quindi le aspettative dipenderanno molto dagli investimenti delle infrastrutture. E, per quanto riguarda il PNRR, gli investimenti stanno andando avanti, i lavori sono partiti o sono bloccati? Qual è, dal suo punto di vista, come sta? Diciamo che per quanto riguarda il PNRR stanno andando avanti, alcune modifiche sono state apportate per esempio sulla velocizzazione Pescara-Roma, ma che la Regione ha prontamente trovato altri finanziamenti e chiaramente aspettiamo però di capire bene l'importo del progetto finale e anche le tempistiche che prima avevamo certe nel 2026 e che oggi chiaramente con altri fondi dobbiamo capire anche quando possiamo mettere a terra il progetto completo, in quanto tempo. Il fattore tempo sicuramente non è una variabile indifferente, ma direi per le imprese è fondamentale.